Environment Partner nelle sue attività di supporto all'innovazione lavora con aziende, con professionisti, cercando di aiutare quei processi di innovazione che portano a migliori performance con il rispetto dell'ambiente e con una maggiore sostenibilità. Queste attività si fanno nei settori tradizionali dell'ambiente, ma anche vanno su settori trasversali, dove l'ambiente è trasversale, quindi dal tessile, al meccanico, all'automotive, e quindi non soltanto l'energia, l'acqua, l'aria e i rifiuti, come le tematiche ambientali classiche potrebbero far pensare. Il dialogo con Dino Palmi ci ha portato a misurarsi con un tema che non avevamo previsto, che era quello appunto di migliorare le performance degli sci, e qui abbiamo messo a sistema le nostre competenze di sviluppo di trattamenti puliti per le superfici con una domanda specifica che arrivava dall'utenza e con le competenze tecnologiche dei nostri partner tecnologici che elaborano e costruiscono le tecnologie del plasma. Questo ci ha portati a dei risultati molto interessanti che sono stati appunto oggetto anche di brevettazione e che saranno sperabilmente valorizzati sul mercato. Siamo molto confortati dai risultati dei test sulla neve e quindi possiamo dire che questo è un caso di successo di un percorso di innovazione che partendo dalla domanda è arrivato fino in fondo. A luglio del 2013 è iniziata una collaborazione con Envy Park. Questo laboratorio si è messo a disposizione nostra e quindi le loro intelligenze a nostra disposizione per cercare di capire che cosa si poteva fare per rendere gli sci più performanti. Con la tecnologia del plasma siamo riusciti a ottenere un risultato immediatamente in laboratorio notevole significa che abbiamo fatto assorbire alla soletta da 4 a 6 volte la sciolina che penetra normalmente. Questo risultato si è poi anche rivelato corretto, l'abbiamo constatato anche sulla neve, dove siamo riusciti a mantenere alte le performance dello sci con dei valori che hanno superato il 15-20%. Quindi questo ha permesso a noi di poter proporre delle performance migliori e quindi far lavorare gli skimen per ottenere dei risultati migliori. In sostanza il processo che abbiamo sviluppato consiste di due fasi, una di pulizia e l'altra di deposizione di un nanostrato di un polimero speciale che consente di diminuire l'attrito e di rinforzare la struttura del polimero. Questo tipo di trattamento è stato sviluppato in pochi mesi grazie alla preziosa collaborazione con il signor Dino Palmi dell'Associazione Italiana Skimen. Questo confronto è stato tale da portarci a comprendere alcune delle proprietà di questo materiale e quindi ad agevolare quello che è stato il processo di sviluppo con la tecnologia del plasma.